Ciao, benvenuti a questo nuovo appuntamento con il framework Spring. Oggi parleremo di Inversion of Control e Dependency Injection, due concetti fondamentali per poter padroneggiare Spring. Ma non ci preoccupiamo più di tanto, probabilmente i termini sono più complessi dei concetti che esprimono. E oggi vedremo di capire esattamente che cosa si intende appunto per inversion of control, per dependency injection, due concetti che spesso erroneamente, o meglio o talvolta erroneamente, vengono considerati come sinonimi ma non lo sono, e poi appunto vedremo come questi si applicano, diciamo così, in concreto. Ma partiamo subito inquadrando quello che è il problema alla base appunto di questi concetti, ed è il problema delle dipendenze. Sostanzialmente la questione possiamo racchiuderla in un esempio molto banale. Immaginiamo per esempio di avere una classe veicolo che al suo interno utilizza un'istanza della classe motore. È una situazione che può essere abbastanza comune. Ho un veicolo è dotato di un motore. E quindi questo veicolo andrà ad utilizzare quelle che sono le funzionalità del motore. Ora diciamo che non ci interessa entrare troppo nei dettagli, più che altro vogliamo capire quelli che sono, diciamo, i concetti basilari. E quindi sostanzialmente che cosa abbiamo? Abbiamo una classe veicolo all'interno della quale avremo un attributo motore, quindi che chiaramente è un'istanza della classe motore, e normalmente quello che noi faremmo è istanziare all'interno della classe veicolo la classe motore, cioè andare a creare una istanza di motore tramite il classico operatore new. Né più né meno, non ci interessa sapere altro. È chiaro che questo codice funziona senza nessun problema, però il reale problema è che abbiamo creato in questo modo un forte accoppiamento tra la classe veicolo e la classe motore. Partiamo dal fatto che comunque quella che abbiamo definito in questo momento è una dipendenza, cioè la classe veicolo dipende dalla classe motore. Perché? Perché ha bisogno di un'istanza della classe motore. Tuttavia però questa forte dipendenza che si è creata crea una difficoltà, nel senso che mentre la classe motore, in certo senso, può essere considerata come una classe libera, che noi possiamo utilizzare facilmente in un altro contesto, a meno che la classe motore non si porti dietro a sua volta delle dipendenze, la classe veicolo invece ha una dipendenza da motore, e per come è strutturato adesso il codice, chiaramente non possiamo utilizzare la classe veicolo, diciamo, in un contesto diverso da quello in cui abbiamo scritto il nostro codice, senza portarci dietro anche la classe motore. Quindi c'è questo forte accoppiamento, il che crea anche una serie di problemi in fase di testing. Quindi essenzialmente è qui che entra in gioco l'inversion of control, termine che sembra di difficile comprensione, ma sostanzialmente dice questo: anziché creare le dipendenze all'interno della classe che ne ha bisogno, la creazione, in realtà la gestione completa di queste dipendenze viene delegata a una qualche entità che è al di fuori della classe, in particolar modo ad un framework come nel caso di Spring. Quindi che consiste sostanzialmente questa inversione del controllo? Che chiaramente la nostra classe veicolo, nell'esempio specifico, continuerà ad aver bisogno della classe motore, ma non si creerà più da sola l'istanza di cui ha bisogno, che tra parentesi creerebbe un problema nel momento in cui, per esempio, andiamo a cambiare per qualche motivo il costruttore della classe motore, o comunque andiamo a modificare la classe motore in qualche modo. Chiaramente queste modifiche andranno ad impattare sul codice della nostra classe veicolo, che utilizza appunto l'istanza di motore. Invece con l'inversion of control, la creazione di questa dipendenza, quindi dell'istanza di motore, viene effettuata al di fuori della classe veicolo. Quindi c'è appunto questa inversione del flusso. Normalmente questa attività viene delegata, per esempio, ad un framework, come nel caso di Spring, come vedremo.
A questo punto entra in gioco il concetto di dependency injection. Ora, come dicevo prima, talvolta, non sempre, ma talvolta si può ingenerare questa confusione, nel senso che la dependency injection viene vista come una sorta di sinonimo dell'inversion of control, come se i due concetti fossero appunto uguali. In realtà non è proprio così, perché l'inversion of control è un pattern. La dependency injection è una possibile implementazione dell'inversion of control, ovvero questo inversion of control, ossia la creazione esterna alla classe delle dipendenze, quindi la creazione di queste dipendenze, cioè per esempio nel nostro caso dell'istanza di motore, può essere fatta in vari modi, in modi diversi. La dependency injection è una di queste modalità, perché in realtà esiste, per esempio, la possibilità di utilizzare il service locator, dove sostanzialmente cosa succede? Adesso lo vediamo in rapporto, in relazione alla dependency injection. La creazione avviene sempre esternamente alla classe che ha bisogno di quella dipendenza, solo che per esempio nel service locator è la classe, in questo caso la classe veicolo, a contattare il service e a dirgli: ok, io ho bisogno di una istanza della classe motore. Quindi in qualche modo la classe veicolo deve interagire con questo service locator e deve andare a richiedere, quindi a richiamare un qualche metodo di questo service locator per ottenere l'istanza di motore di cui ha bisogno. La dependency injection funziona in maniera diversa, nel senso che è, in questo caso, il framework che crea l'istanza, in questo caso di motore, e la inietta, cioè la inserisce all'interno della classe, dell'istanza della classe veicolo che ne ha bisogno. Naturalmente la classe veicolo dovrà specificare in qualche modo che ha bisogno di questa dipendenza, è normale, perché altrimenti il framework non ha la palla di cristallo. Però la classe veicolo non deve contattare nessun servizio, non deve richiamare nessun metodo. Diciamo, la injection, cioè l'inserimento, l'iniezione, come vogliamo chiamarla, di questa dipendenza avviene in maniera automatica. Vedremo meglio in dettaglio quelle che sono le modalità di injection che sono disponibili in Spring, e cioè l'iniezione attraverso il costruttore, attraverso un metodo setter, attraverso un field, quindi attraverso un attributo privato. Però quello che è importante sottolineare è che in questo modo noi abbiamo la possibilità di disaccoppiare le due classi, perché a questo punto la classe veicolo specificherà la necessità di utilizzare un'istanza della classe motore, ma non avrà bisogno di portarsi dietro la classe motore. Perché? Perché l'istanza dovrà essere creata e esternamente, in particolar modo parliamo del framework Spring, e iniettata laddove è necessaria, quindi attraverso uno dei meccanismi di injection che appunto vedremo. Quindi, per ritornare al discorso relativo alla differenza tra inversion of control e dependency injection, abbiamo detto c'è il service locator, c'è la dependency injection, per esempio c'è la possibilità di utilizzare il factory pattern, cioè ci sono varie modalità di realizzazione. È chiaro che noi ci focalizzeremo sulla dependency injection perché è quella che viene utilizzata all'interno del framework Spring. Dicevo, per voler fare a questo punto un parallelismo, rimanendo sempre in ambito di programmazione oggetti, potremmo dire che l'inversion of control sta all'interfaccia come la dependency injection sta all'implementazione. Cioè, in pratica, l'inversion of control è in qualche modo il pattern, come dicevo, che poi può essere, che fa sì che le dipendenze vengano create esternamente. Poi la dependency injection è una delle modalità con cui possiamo realizzare questo meccanismo. Dicevo, una delle tante, ma non l'unica. Ma nel nostro caso ci focalizzeremo su questa. Naturalmente, faccio una piccola anticipazione rispetto ai prossimi video che andremo a realizzare, perché per oggi vorrei fermarmi soltanto a questo punto, perché chiaramente è importante, diciamo, capire bene questo concetto, perché questo concetto è fondamentale in quanto poi lo ritroveremo dappertutto, in tutte le nostre applicazioni. Fondamentalmente, tutto il meccanismo di funzionamento di Spring è proprio basato su questo. Tra parentesi, ricordiamo che la dependency injection è quella lettera D che troviamo nei principi solid della programmazione oggetti, dove ci sono tutta quella serie di principi che dovrebbero essere rispettati per scrivere delle
dei programmi in ambito di programmazione oggetti, programmi di qualità, quindi ci sono una serie di principi. Bene, la D finale è proprio la dependency injection. Ripeto, questo è importante perché? Perché poi la ritroveremo un po' dappertutto, nel senso che proprio tutto il funzionamento delle applicazioni, e quindi per esempio anticipo l'utilizzo della annotazione auto-wired, che appunto è quella annotazione che ci permette di specificare le dipendenze di cui una classe ha bisogno, delegando poi tutto il compito di creare l'oggetto e di iniettarlo direttamente al framework Spring, è poi fondamentale perché la ritroveremo praticamente ovunque quando andremo a realizzare i controller, i service, insomma tutto quello che ruota intorno alle applicazioni Spring. Naturalmente, ripeto, per poter approfondire meglio anche i meccanismi di injection, che vedremo poi in un prossimo video, dobbiamo anche introdurre il concetto di bin, di cui parleremo la prossima volta, ovvero di quelle classi il cui ciclo di vita è gestito direttamente da Spring. Ci serve questo tassello in più per poter arrivare a parlare dei vari meccanismi di injection. Quindi, direi che per il momento è tutto. Ovviamente, come sempre, se il video vi è piaciuto, mettete un bel like, iscrivetevi al canale attivando la campanella per ricevere tutti gli aggiornamenti e soprattutto non perdervi tutti i nuovi video relativi al corso di Spring. E come sempre, ci vediamo la prossima volta. Ciao!